Oggi Steph vs Fer su Minecraft avremo delle isole lunghissime e ci sfideremo. Il nostro obiettivo sarà scavare verso il basso, affrontare tutte le prove che troveremo e arrivare alla ricompensa finale per primi. Secondo voi chi riuscirà a vincere questa sfida? Ma che bell'isola che hai, Fer, complimenti! Lo so, è molto più bella della tua! Vabbè, ce n'è bisogno. Sì, c'era Fer, bisogno. Nella mia c'è la mia facciola col bambù, cioè incredibile, è bellissima, è super di lusso. Cioè, se fai così mi viene da dire che la mia è migliore della tua. No. L'ho detto. Comunque è carina perché c'ha il diamante, mi piace molto. Sai cosa dobbiamo fare questo oggi? Vai! È una sfida a chi arriva nel punto più basso della propria isola e sconfigge prima il boss. Quindi il primo tra noi due che sconfigge il boss vince il premio finale. Bellissimo. Ok? Bellissimo. E si parte premendo il bottone. E lì c'è il tuo bottone. Lì c'è il tuo bottone, Steph. Lo vedo anche io. Grazie. Sei pronta? No, non ho preso l'equipaggiamento, Steph. Ah, giusto. L'ho premuto. Grazie. No, no. Allora, con calma, mi prendo la spada. Vabbè, uccidetemi, va bene. Mi prendo le mele. Ma torno qui. Allora, a vecchia maniera. Perché c'è una sella? Non lo so, io la prendo la sella nel dubbio. Allora, mi prendo la spada qua. Poi mi sistemo in questo modo. Facciamo così. Questo ovviamente, ragazzi, lo teniamo qua per adesso. Lo scudo pronto a cambiarlo nel caso in cui servirà. Uno di bistecchine qui, uno di bistec extra. Le spade, cioè, teniamo tutto extra che magari possono servire. Fer, sei tornata? Più o meno. Stai arrivando? Sì, più o meno. Fer comunque ha già fatto una figuraccia terribile. Cioè... Oh, tu mi hai detto premi il bottone e l'ho premuto. In effetti mi hai salvato perché non ci avevo proprio pensato. Sei pronta? Sì, sono stato molto gentile ad aspettarti, Non c'era bisogno, Steph. Allora, potevi vado? Partire. Vai! Sono molto cattivi i mob che ci sono sotto. Sì, ma sono go... Sono gole mine derite. No, Fer, ma tolgono troppo. Appunto. No. Morta. Me la doro. Come faccio? Allora, mi mangio una bella doro prima di scendere, perché sennò qui è un dramma. Ma hai visto il rumore che fanno quando gli attacchi? Sì, è orribile. Cioè, sembrano fatti di catene, tipo, non lo so. Io non ce la farò mai, cioè, neanche a superare il primo piano. Fer, non è morto manco uno da me. Neanche da me. Come faccio? E muoio io adesso, lo so. Ecco, lo sapevo. Allora, però potrei provare a parare i colpi. Abbiamo lo scudo. Steph, io ci ho provato, ma... Cioè, non cambia nulla, No, fa meno danno, però... Insomma, te no, la fa. No, però faccio solo quella d'oro. Certo che se questa è la prima, mi immagino le prossime. È andato! Finalmente! È un miracolo! Ok. Due dati! Steph, da me non è morto neanche uno, io non so che dirti. Ah, sono morto di nuovo. Ok. Non sono riuscita neanche a colpirli. Ok. Oh, va. Finito. Allora, quanto dura questo effetto? Altri 50 secondi? Wow. Ok, ora cosa devo fare? Devo trovare la chiave. Oh, uno è andato. Allora. Finalmente. Perché vedete, qua devo buttare un oggetto, quindi devo trovare la chiave. Ma dov'è? Troviamolo. Allora, mi manca l'ultimo. Quindi devo essere bravo quando la trovo a non commentare quello che ho trovato. Allora, io faccio così. Stai barando? No. Stai barando? No. Mi sono tolto lo scudo perché non so se lo scudo conta. Effettivamente sì, anch'io ci stavo pensando, ma ne dubito, Oh, è bella nascosta. L'hai trovata? Non gli dico nulla. L'ho già trovata anch'io, Fer. Sto morendo! No. Stavo picchiando con le bistecche, Steph. Perché ho panicato. Fatemi mettere lo scudo, mi date un secondo. Io sono morto. Cioè, mi ha portato a morire qua oggi. Fer, cosa ti devo dire? Ti danno nausea, non capisci più nulla. Ma sono fortissimi poi. Sono tutti fortissimi oggi. No, la nausea è terribile. Dai, quanti dai. Sono? E poi volano. No, ma no. Steph. Non fa. Non io fa? Mi arrendo. Ti arrendi? Ma guarda, forse anch'io. Ci arrendiamo? Chi se ne frega? Abbiamo vinto. Pazienza tutti. Pazienza di chi sì, prende il bello, premio. Bello, pareggio. Sono morto. Ok, ne ho due ma non vedo nulla. Steph, io ho risolto con una mela d'oro comunque. Uno è andato. Non riesco a colpirli, mi manca l'ultimo. Non riesco a colpirti, campione. Non riesco a colpirlo. No, Steph, mi gira tutto troppo. Devo mangiare una due mela andati. D'oro. Non voglio morire adesso. Tre andati. Ok, finiti, ma mi gira tutto. Come faccio? Come faccio? Finiti. Allora. Come faccio però? Mannaggia. Quanto dura? 3 secondi. A me finisce. Finito. Mo dov'è? Allora. Ok. Steph, non la trovo. Anch'io. Sto tryhardando. Ma
stare in alto. Ma li senti i brutti rumori tipo sì, di robot? Sì. Ecco. Li sto ignorando, però. Non la trovo. Può dov'è essere ovunque. Stavolta? Può essere ovunque perché puoi salire in quattro punti diversi. Esatto. E a me sta cosa spaventa un sacco. Trovata! No! Trovata! No! Tanto non cambia niente, Steph, poi vado a morire. Dammi un indizio. Nel pavimento. Lo sto già facendo, dato che ho fatto tutto il soffitto ormai. Due ore per il soffitto per nulla. Cosa c'è? Cosa si è? Okay. Steph, non ho mai visto una roba del genere. Beh, Steph, bene, mi dispiace. Non ci sento più. Non ci senti più? Perché fanno un casino madornale. L'ho trovata, Ok. Buona fortuna, Steph. Cos'è? Cos'è, scusami? Ma sono delle lampe. Dobbiamo fare prima le lampade, secondo te? E poi quella al centro. Mi shottano. Mi hanno shottato. Electric. Io sto provando a resistere, ma fanno malissimo. È giusto perché mi sposto e mangio mele d'oro. Allora, io ho capito come combatterlo. Però è una situazione comunque molto difficile. Cosa hai capito, Steph? Girare attorno e colpire. Non si colpiscono mai. Una andata! Beato te. Ma io ho bisogno di mangiare la mela d'oro, non riesco. Ok, no, no, proprio io non ricevo un hit. Giro attorno e tipo do due colpi ciascuna. Esatto. Due andate. A Steph, cioè. Hanno un po' di vita. Tre andate. Come è possibile? Quattro andate, manca solo il boss. Ok. Questo lo picchio e basta. Cioè proprio non me frega nulla. Che male. Forse me ne frega. Per il boss finale morto. Non muore e fa troppo danno. Ma è morto è ora. Allora. Io ho sempre problemi a trovare ste cavolo di chiavi. Stai io già la faccio più, poi non ci sento. Devo mettermi a piangere. Guarda, io sto già piangendo. Pavimento. Nulla. Bene. Bene. Non hai ancora trovato la chiave? Ci sono due ore qua. Oh, finalmente. Buongiorno. Finito tutto? Sì. Allora, mo dov'è la chiave? Allora. Ok. Qui per sicurezza mi levo sempre lo scudo. Niente. Trovata. Dov'è? Dimmi dov'è. Pavimento. Sempre? Sì. Sì, vabbè, buongiorno. Enorme. Ringrazio, ti ho dato un indizio importante. Sempre il pavimento, tanto. Ecco, trovata. No, mi hai recuperato troppo tempo così. Zitto, guarda, me lo merito con quegli schifi. Fere, ci sono delle cucinelle robotiche, tipo. Delle? Cucinelle robotiche. Cucinelle? Sì. Non coccinelle. Esatto. Ok, perfetto. Non voglio morire, non voglio morire. Ecco. Allora, non ne ho mai visto ancora morire una, credo. Questo L'unica che sta per morire sono io. Esatto. Quanta vita possono avere? Sai che non ne ho ammazzato una? Io sono anche morta per un sacco di tempo. Allora. Perché ero nell'altra stanza ancora, non mi aveva preso il cibo. Ti conviene mangiare. Forse è morta una, sì. Ti conviene mangiare la mela d'oro qui qua. Non ce la si fa altrimenti. Ne mangi una e poi mangi quelle normali. Non riesco a mangiarle, cioè. Questo può essere un problema. Perché mi incastrano e mi rallentano. Quanto slowano poi? Cioè, esatto, ma è possibile? Esatto. Ma è possibile? Quindi non riesco a muovermi. Ma per fortuna non esistete in Minecraft normale. Ok, è andata un'altra. Un'altra? Perché quando diventano poche le massacri, finite. E ora signori inizia. Perché non muoio, no? Lo stesso problema solito. Ovvero trova la chiave, Steffo. Trova la chiave, piccolo Steffo. Tu ce la puoi fare, piccolo Steffo. Steff, basta. La puoi trovare. Mi stanno facendo perdere l'udito. L'hai trovata? Sì. No, io sono fregata. No, sono al boss. Come sei al boss? Sì. Io sono fregata, Il boss esplode. Ok, ne è morta un'altra. Dimmi che è l'ultima almeno. No, ce n'è un'altra ancora. Me ne mancano due. No, aspetta. Questa è la vita del boss. Shotta. Divertimento. Shotta. Pare, abbiamo un problema. Ah, quindi esplode ogni tot di tempo e mi devo allontanare. Non ho fatto in tempo ad allontanarmi. Ok. Non dormi una mela d'oro perché se poi c'è il boss mi devo preparare, anche se non ho ancora trovato la chiave. Sempre nel pavimento? Colonne. Colonne. Trovata subito. Tanto. Mi sono girata e era la colonna a fianco. Tanto qua, ragazzi, è una sfida che ammazza il boss.
Allora, per questo boss, tipo, ogni 5 secondi fa l'esplosione. Che brutto. Possiamo vedere la barra vicenda, bellissimo. Quindi ogni volta che esplode tu ti devi allontanare o parare con lo scudo. Ma non gli sto fa... Già. Aia. Quella è la sua vita. Non ho capito bene l'esplosione. Non è ogni 5 secondi. Eccola, ok, quindi adesso attacco. 2, 3, 4, 5. Stai per esplodere? Sì, perfetto. Comunque si capisce anche dal suono che fa quando sta per esplodere. Hai ragione. È tipo l'1, 2, 3 stella di Squid Game. Quando si ferma esplode. Ecco, gli sono appena addosso quando esplodeva. Considera che ha dei momenti in cui credo che rifletta tipo i colpi e non subisce danno. Cioè, non lo capisco. Aia. Infatti la vinci tu, Steph. Mi vuoi portare Iella, Fede? No, vabbè, è finito, guarda, il mio non prende danno. È finito, ma sono... Aspetta, 53 minuti. Esplodere. Esplodi almeno, se non mi fa perdere tempo. Secondo me ogni tanto è più lento, vero? Sì. Non ha sempre la stessa identica velocità. Esplodi, mi devo riavvicinare. Ok, io ora sto riuscendo a colpirlo meglio. Non è cambiato nulla, cioè semplicemente sto dando i colpi come prima. Quando fa le particelle bianche non subisce danno? No, forse è quello. È finito, Steph. Il mio sta ancora a metà vita. Fere, ha fatto le particelle bianche con zero vita. Oh, è finito. Hai finito, bravo! Lo Steffone ha finito. Lo Steffone... Ho capito a cosa arriva la sella. Cos'hai vinto? No, bellissimo! Vola qui, Steph! È stato terribile, guarda, non le voglio più fare queste... Bene! Che c'è? È stupendo! Lo so, lo vedo! C'ha le ali giganti! Non si può salire in due, mannaggia! Lo voglio anch'io, scusate! Bene, è il vincitore. E te l'ho detto che il vincitore aveva la sfida che gli altri non potevano avere. Bene. Aspetta, sto chiedendo ai piani alti. Bene, non funziona. Aspetta, così. Aspetta. Non funziona. Bene. Le minacce funzionano sempre. Devi smetterla. Morite tutti. Bene. Non funziona. Sei morta. Mi hanno ucciso, questa è la risposta. Ti hanno ucciso? Sì. È giusto, bene, hai perso. No, no, non è giusto. È bellissimo. Non è giusto. Pa 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 pa. Hai finito? Sei felice? Sì, Fede, sei gelosa, vero? Molto. Steph, ti stai pagando, però va bene. È un Garibaldi volante. No! Perché continuo a morire? Perché continuo a morire? Basta! Mi dispiace. Ci fermiamo così per questa sfida. È stata molto molto divertente, anche molto molto difficile, ma la ricompensa stupenda. Sotto, come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao.